punto d'oro è sudato quello che il Perugia riporta da Pagani. D'oro perché permette ai Grifoni di superare il primo difficile test del girone di ritorno su un campo tradizionalmente tabù. Sudato freddo perché la Paganese rivendica su qualche episodio e non avrebbe tutti i torti. Insomma, è andata bene questa volta. Il Perugia non è quello di qualche settimana fa. La macchina perfetta chiamata Clemente si è inceppata e qualche giocatore non è in formissima, soprattutto dal punto di vista atletico. Il Perugia è meno brillante, si vede soprattutto nella ripresa. Detto questo, la squadra di Battistini ha avuto le sue occasioni, e che occasioni per portare a casa i tre punti, ma davanti, senza i gol di Clemente, con Tozzi, Borsoi e Margarita che continuano a segnare col contagocce, è dura spuntarla. Il primo tempo è equilibrato, la Paganese parte meglio, ma non è quasi mai pericolosa, almeno fino al 27esimo, quando Luca Orlando prova il gol in girata su sponda di Fava, e due minuti più tardi, quando chiede il rigore per un tocco con la mano di Pupeschi, che l'arbitro giudica prima involontario e poi fuori aria perché il guardalinea segnalare il fallo del perugino. Il Perugia risponde con un pericolosissimo contropiede al 32esimo. Clemente recapita una palla d'oro in aria a Tozzi Borsoi, che trova sulla sua strada Robertiello a respingere anche il successivo tentativo di Ferri Marini, che Battistini preferisce a Moscati. Il Perugia tiene bene nel primo tempo e le assenze di Borghetti e Russo non si fanno sentire. Merito di Cacioli, che si adatta ad ogni situazione, e di Pupeschi, che si conferma un ottimo jolly difensivo. Il primo tempo è poco altro, una girata di Tozzi Borsoi al 37esimo finisce di poco a lato. La Paganese deve per forza alzare il ritmo, cosa che fa bene nella ripresa, almeno per una buona mezz'ora. Il Perugia è costretto a difendersi sin da subito. Al 46esimo Giordano è bravo ad alzare in corner l'insidiosa conclusione di Fava. Al 53esimo però il portiere perugino capitola, ma l'azione che porta la firma di Iaco Glanis, Pepe Galizia, viene stoppata dal guardalinee, che segnala un fuorigioco più che dubbio. Il forcing a Campano induce Battistini a rimpolpare la linea mediana, con Mocarelli per Ferri Marini. Margarita avanza di qualche metro e al 63esimo spreca una grande occasione perché si presenta davanti al portiere e, come Tozzi Borsoi nel primo tempo, gli calcia addosso. Per un po' la Paganese soffre il riassetto del grifo, Margarita, punta avanzata, ci prova ancora da fuori e in successione, con un'azione fotocopia della prima, questa volta angolata a dovere con la conclusione finale, alla quale Robertiello risponde con uno strepitoso intervento di piede. Superato senza risultati il momento in cui avrebbe potuto colpire, il Perugia intuisce che deve accontentarsi perché la fortuna non è dalla sua parte questa volta. La Paganese allora si rimette a spingere, ma solo una chiara palla gol, quando il destro deviato di Iaco Glanis del 37esimo si trasforma in un assist perfetto per Luca Orlando, che davanti a Giordano spreca così. Finisce 0-0 e con un punto d'oro in tasca e soprattutto un avversario in meno per la vittoria finale.